Il termine persona in greco indica il volto dell'individuo. Nel volto si trova la persona. Emozioni, pensieri, paure, coraggio, ma anche forza e debolezza fanno parte di ognuno. Ogni persona ha diritto al lavoro. È impossibile svilire la persona in nome del lavoro per affermare la piena dignità umana. La crisi finanziaria ha indebolito l'occupazione in Europa ed in particolar modo in Italia. L'incertezza del lavoro determina sentimenti di frustrazione nelle persone ed insicurezza nella società. I problemi del nostro sistema si inseriscono nel contesto economico internazionale caratterizzato da nuove sfide come quella dell'innovazione e le nuove tecnologie che devono necessariamente essere sostenibili dal punto di vista sociale ed ambientale. La trasformazione e l'innovazione tecnologica rappresentano la nuova frontiera dei sistemi di produzione industriale che sta cambiando radicalmente tutti i settori dell'economia. Alcune di queste innovazioni modificano la relazione tra l'uomo e la macchina, ma anche il rapporto tra l'uomo ed il suo lavoro. L'intelligenza artificiale che simula le capacità cognitive degli esseri umani, l'internet delle cose, in grado di riconoscere anche il singolo bullone e gestirlo a distanza di chilometri. Lo smart working e le nuove modalità di lavoro che consentono nuovi schemi di flessibilità rispetto agli orari, alle distanze, alla gestione partecipata. La produzione additiva, tipica delle stampanti 3D. Nell'artigianato digitale, l'interazione tra uomo e macchina è armonica. L'artigiano è mosso dal motore della creatività, che è virtù unicamente umana. Nel settore dei servizi, una delle novità è rappresentata dalla sharing economy, che consente la condivisione di beni privati come le auto o la casa e anche dei luoghi di lavoro. Queste innovazioni sono una realtà, ma gli effetti sociali non sono ancora visibili. Sono invece evidenti le ineguaglianze e i segni dello sfruttamento indiscriminato delle risorse del nostro pianeta, che causano nuove forme di povertà, emigrazione, guerre e terrorismo. L'Industria 4.0 rappresenta l'occasione che non possiamo perdere. Dobbiamo invertire il circolo vizioso della bassa crescita, dell'ineguaglianza e l'inquinamento, integrando i nuovi processi al servizio dell'inclusione sociale e del rispetto dell'ambiente. Dobbiamo adeguare la rappresentanza sindacale alle nuove figure professionali, come gli smart workers. Dobbiamo comunicare con e per i lavoratori della rivoluzione tecnologica, che hanno un grado di specializzazione più alto di quello dei lavoratori del passato, insieme a quelli che rappresentiamo da sempre, e conquistarne la fiducia sulla quale si regge il mandato di rappresentanza. Il successo di ciascuno dipenderà da quanto ognuno saprà interagire con la macchina, mentre il successo dell'innovazione tecnologica dipenderà da quanto essa sia rispettosa dell'uomo e della qualità di vita delle persone.